Salve ragazzi e bentornati a Pokémon Rubino, parte 18esima questa volta. Ok ragazzi, allora in questa parte qua dovremo andare a dare la caccia al Team Magma, che si trova da qualche parte in questo vasto mare. Ma siccome sto gioco è vecchio, io so già dove si trova e quindi non è molto difficile sgamarli. Allora, praticamente mi sono ripreso Rainun, come vedete, che ha già preso una proteina per me. Allora, adesso la proteina la darei a Vibrava, esatto, che è uno degli attaccanti fisici della nostra squadra, della nostra magnifica squadra. E poi andrei a immergermi per vedere dove si è ficcato il Team Magma. Anche se comunque, ripeto, dovrebbe essere abbastanza chiaro dove si trova. Nonostante odino l'acqua, però beh, insomma, fatto vuole che, diciamo, il luogo d'incontro del team era quello. Vabbè. Allora, noi adesso andremo, infatti, aspettate un attimino con pazienza, in questa grotta. Allora, leggiamo un po'. C'è scritto sullo scafo, Sottomarino Explorer 1. Esatto, quello che ha rubato a Selceppoli qualche parte fa. Pertanto, direi di tornare su con Sharpedo, senza sprecare Pelipper, che neanche lo poteva sapere, secondo me. Adesso facciamo un bel spaccaroccia, un bel forza, perché vedete, ci vogliono le MN qua. Eh sì, purtroppo ho paura di sì. Che ci volevano le MN, già. Allora, Vibravo lo tengo lì in squadra perché voglio che si evolva. Purtroppo ragazzi, nella scorsa parte ho disperatamente, inutilmente cercato di evolverlo. Però beh, beh dai, per intanto sembra star livellando bene. È quasi al 43, voglio dire. Ok, anche il livello è abbastanza, diciamo, come si dice, pericoloso? Beh, non proprio pericoloso, però attenzione che le reclute sono al 38-39, tipo. E quindi il capo mi sa che sarà il 42-43, credo. Insomma, come telepat. All'inizio mi sono detto, ma sarà il caso di andare così presto? Poi mi sono detto, vabbè, oh, tanto telepat erano facili, quindi chissà il capo max. Che ha Camerupt, che se non erro è doppiamente debole all'acqua. Poi c'è Golbat, anzi sarà già Crobat adesso, credo. E poi c'è Soltumaitiena, dai. Non sembra essere troppo difficile, va come cosa. Ma sì, dai, ormai li conosciamo tutti alla perfezione, i suoi tipi. Già, non è peggio di Cyrus. Già ragazzi, perché peggio di Cyrus dovete sapere che non c'è nulla. Che fosse in diamante o perla o platino, tanto lui era sempre forte, muy fuerte. Allora, e te che vuoi? Ah giusto, è lei che sta domandando a noi che vogliamo. Vabbè, e Rossella se ne va. Se ne va. Anzi, non se n'è andata, però era per dire che adesso è sconfitta, non può più farci niente. Allora, vediamo un po' questo puzzle qua che da secoli non riusciamo a fare. Sembra facile, cioè sembra difficile, ma in realtà è facile. Oppure l'inverso. Sì, all'inizio era l'inverso per me. Ovvero sembrava facile, invece era difficile. Ma adesso, una volta capito, guardate, non è più tanto difficile. Già. Ok, questa è buona, l'MT Terremoto. L'MT 26 Terremoto, che insegnerò subito a Vibrava. Ok, potrebbe farlo anche Sharpedo, però insomma, la gloria la voglio dare a lui. Allora, 80, 60. Beh dai, ti tolgo finta che tanto, anche se ce l'hai infallibile o non ce l'hai, mi sa che
Insomma, l'importante è che lui vinca. Dico bene, Vibrava? Non è importante vincere, anziché avere mosse infallibili, che tanto fanno poco di danno. In generale, almeno. Ecco Groudon, guardatelo. Che biello che è. Però... Ehi, fermati! E ti pareva? Doveva arrivare lui, doveva arrivare il nostro carissimo Maxi, vero? Che poi Maxi è in inglese. In realtà sei Max, in italiano. Correggiuto. Vabbè. Guardatelo, non arriverà proprio al livello desiderato, 45, però intanto mi avvicino pericolosamente. Vabbè, forse pericolosamente no, però mi avvicino, dai. Questa concedetemela. Perché usi una super pozione se non sei nemmeno a... alla zona arancione? Dai, perché? Ti stai cagando sotto, eh? Ah, io fra poco mi cago sotto io, invece. Se faccio terremoto mentre Bullo è ancora attivo, almeno la confusione, le prendo veramente. Paralizzati! Non si è paralizzato. Vabbè, tanto male te ne fai te, quindi vedi un po'. Ti prego! Bravo! Mamma ragazzi, che bravo che è diventato sto Vibrava! Madonna, oh! Guardatelo che bravo! Scusa, però adesso devo proprio, insomma, mollarti lì. E mettere qualcun altro. Allora, Snorunt mi sa che in questa parte non diventa Glalie. Oh, porca troia. Ho premuto B. Vabbè, posso sempre cambiare così, no? E faccio pure rima. Vabbè, basta minchiate. Concentriamoci, va? Beh dai, se non altro si è attivato statico, dai. Grazie a sta scusa che mi sono dimenticato di switchare. Almeno. Guardate che bello. Trollololol. Brutto colpo. Fulminato. E addio Crobat. Bene bene. Ok. Ironia della sorte, va. Guardate un po'. Adesso un po' di gloria anche a Sharpedo. Sì, dai. Che poi mi sa che ragazzi sta rosicando adesso, perché Sharpedo è il Pokémon preferito di Ivan. E Max tipo ci starà odiando a morte. Il triplo delle altre volte. Sì, hai perso un'altra volta. Nabbone. E con la sfera blu Groudon può. Vediamo un po' che può fare. Scena epica, fighissima. Vediamo un po' le reclute che gli dicono dall'esterno. Il sole sta splendendo. Bene, tutto secondo i piani. Abbiamo risvegliato Groudon per realizzare il sogno del Team Magma di espandere la terraferma. Che cosa? Fa più caldo del previsto? Siamo in pericolo? Non può essere, non mi capacito. Non abbandonate il vostro posto e monitorate la situazione. Qualcosa è andato storto. La sfera blu doveva risvegliare e controllare Groudon. Groudon è scomparso. Perché? Perché? Forse perché odia il mare e il colore era blu? Vabbè, niente cazzate, dai. Ivan, che cosa hai combinato? Hai risvegliato Groudon, non è vero, Max? Che cosa accadrà alla Terra se il sole continua a splendere per l'eternità? I mari si prosciugheranno, scomparendo. Ma che cosa dici? La sfera blu dovrebbe permettermi di controllare Groudon. Tutto questo non è possibile. Non abbiamo il tempo per perderci in discussioni. Esci di qua e vai a vedere con i tuoi occhi. Guarda se quello che hai architettato corrisponde al mondo che desideravi. Jolly, forza, devi uscire anche tu di qui. E la soundtrack, ragazzi, cambia
terribilmente da Smeraldo e da Zaffiro. Dico terribilmente perché, non lo so, suona un po' creepy. A voi no, ragazzi. È un po' inquietante, un po' troppo tranquilla. Quindi, sì, io dico creepy. Cioè, quasi sembra di non avere l'audio del gioco. Da quanto è bassa. Vabbè. Ok, allora ce ne arriva a dare la risposta. Disse Brock. No, Rocco, scusate. Appena arrivato. Sì, scusate, ho appena ricominciato a vedere la Advanced Generation. E quindi, sì, sono preso dallo streaming. Dagli streaming che mi guardo. Vabbè. Allora. Scusatemi per l'errore. No, non volevo riaprire il Pokénav. Volevo soltanto andare a prendere il super repellente. Nel caso i Tentacool e Tentacruel siano ancora tentati di, non so, rompere le balle. Ma io non capisco, ragazzi, anche qua. Cioè, c'è il sole cuocente e i tipi acqua vogliono comunque rompere. Mm? Ma chissà. Oppure c'è, non so, Kyogre che fa venire una tempesta o qualcosa del genere. E loro che fanno? Vogliono comunque attaccarti. Vabbè. Idiozia dell'intelligenza artificiale. Vabbè. Allora, più che altro deficienza artificiale, va. Comunque, ne approfitto per fare un giretto e vedere che c'è di bello. E per una volta ci sono le alghe, non l'erba alta. Ma vabbè, l'effetto è uguale comunque, eh. Io comunque non posso correre, ma che balle, anche questo. Però la musichetta è irresistibile, quindi dovrei star zitto e godermela. La smetto di parlare così, perché sennò sembro ebete. Allora, dai. Dov'è sta entrata? Eccola qua. Se non fosse per il sottomarino che qua non c'è, è spiaccicata l'entrata. Appunto quella dell'antro abissale. Dico sott'acqua, eh. Allora, adesso c'è un piccolo problema però. Io non ho abbastanza ultra per riuscire a prendere Groudon. Allora. Ovviamente non posso entrare perché si vede di no. Figurati se uno ti tiene la porta spalancata pure quando c'è il finimondo. Allora, vabbè. Voglio andare al market. Mi prendo qualcosina. La serie, io sono un eroe e non me ne vado neanche se il mondo sta crollando. Vabbè, pure lui si sente un eroe a star lì sempre comunque, anche se il mondo ti crolla addosso, eh. Bravo, vabbè, bravo, ma proprio bravo, eh. Già, ci vuole un bel coraggio per restare lì pure quando c'è sole cocente oppure la pioggia torrenziale. Vabbè, comunque. Andiamo qui. E c'è. Indovinate chi è questo? Eh sì, è l'ultimo capo palestra, ragazzi. Di tipo acqua, già. Eh già, di che tipo doveva essere se no? Con tutta quest'acqua attorno. Mm? Vabbè. Comunque. Andiamo. Ma tu sta zitto però, eh? Mio caro Rocco, devi piantarla però, eh? E startene zitto una buona volta. Perché che ne sai te che va bene? Magari va male e muoio. È troppo fiducioso nei miei confronti, vabbè. Non ho flash. Vabbè, peccato. Anzi, peccato un corno. I veri duri vanno in giro senza flash. I cagasotto invece che hanno paura di chissà che vanno in giro facendosi guidare.
tutta quella lucetta. Che poi non è che ti ridà tutto quanto, tutta quanta la luce. Te ne dà un pezzettino in più. Della serie, sai che cambiamento. Ok, eccolo qua. Attenzione ragazzi, che c'è un altro momento epico. Ok ragazzi, allora riproveremo per la ennesima volta, visto che sono dovuto tornare al centro medico. Mi sono dovuto allenare Blazy, che ne vibrava a livello successivo, perché almeno così spero che possano sopravvivere qualche turno in più. Le Ultra Ball purtroppo non sembrano funzionare manco per il cazzo. E vediamo se questo qua di qualche ora vuole stancarsi e dire vabbè, piuttosto che lottare inutilmente, magari, chissà, potrebbe essere interessante andare con Jolly. Dai, te lo giuro, Groudon, ti tratteremo bene, non come il Team Magma. Niente, guardalo. Lui è deciso, dice fanculo. Lui dice fanculo. Chi mi dice che invece non mi tratterei male? Non mi faccio più incantare, tanto lo so che sei come loro, bla bla bla. Non mi farò catturare invece. Peggio ancora, spamma il terremoto, punto. Così, come se fossimo gentaglia. Allora, sì, però adesso Dragospiro, per favore devi paralizzarlo. Guarda, guarda. No, non l'ha paralizzato, guardatelo. Però sopravvive, eh. È bravo. Però non hai fatto il mio favore che ti ho chiesto, eh. Il mio favore è stato ignorato. Insomma, quel piccolo favore che ti ho chiesto, no, niente, non si può. Vabbè, boh. Intanto cerchiamo di sacrificare lui per revitalizzare ancora una volta Manectric. Ok, fra poco i pipì di Focobomba dovrebbero esaurirsi. E se continua a fallire così, in teoria dovrebbe rimanergli soltanto Terremoto, che sta sprecando anche quello inutilmente. E intanto io continuo a lanciargli le ball. Chissà che magari non succede qualcosa. Beh, chi l'avrebbe detto ragazzi? Alla fine, dopo chissà quanti tentativi, perché ho dovuto rifare molte volte questa parte qua dell'episodio 18, si è fatto prendere, guardate. Finalmente chi l'ha durata l'ha vinta, come disse un certo detto. E per fortuna non c'è più traccia del suolo cocente. Tanto nella vita reale ragazzi mi basta e avanza, quindi sorry Groudon, però io ti volevo assolutamente con me nel mio team. Scusami per questo atto egoistico, però insomma, chi non ti vorrebbe? Poi diventi anche Archeo Groudon nel remake, quindi vedi un po' te. Babbo. Allora, io direi di concludere quella parte, anche perché si è fatto un po' tardi con tutti i miei tentativi. Un po' però, non troppo. E vabbè, insomma, sta di fatto che Pierrot, direi che per questa parte ragazzi può benissimo, possiamo benissimo fermarci qua, dai. Allora, e niente, mi dispiace solo di avere, come si dice, voluto fare le cose troppo in fretta.
E niente, pensavo per la prossima parte, la 19, andare ad Orocea. Questa città qua sarebbe Orocea in pratica. E perché voglio andare qua, ragazzi? Perché praticamente su questi percorsi qui, un bel tratto a ovest, quindi ci si può allenare molto ma molto bene. E siccome la medaglia, non so, mi sembra troppo presto parlare di andare a prendersi la medaglia di Ceneride, io allora vi lascio qua. Ma davanti a questo bel mare esteso che caratterizzò Enna. Niente, detto questo, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi e io vi aspetto proprio qua nella prossima parte, quindi ci dirigeremo ad Orocea e faremo un'altra di quelle parti tranquille, scialle, perché sinceramente, ragazzi, ve l'ho già detto, ho fatto fatica con Groudon R45 e quindi ho detto vabbè, faremo che tutto il team si allena al 45 e dopo ne riparliamo magari. Un po' lo farò nella parte 19 e un po' lo farò off camera.